c'è il resto di una scala e ha la sua e un'altra probabilmente un altro accesso murato chiaramente nell'angolo opposto. Quindi probabilmente c'erano due scale che scendevano. Un'ipotesi che abbiamo fatto è che l'ultima parte fosse di legno, perché non si è trovato evidenza di una scala, però poteva essere. Dei peducci molto ben conservati, vedete, purtroppo le volte non ci sono più, e poi un filaretto meraviglioso. Cioè, se uno guarda la costruzione di questa chiesa, io la chiamo chiesa perché non escludo, non escludiamo che sia una chiesa, questo cambierebbe lo scenario. Perché se una cripta fatta nello stesso momento della chiesa, può essere anche vero, però se questa era una chiesa diventata cripta, come spesso succedeva, allora è ancora più vero. Alla luce tanti tesori della fortezza Medicea, che a quanto sembra non si chiamerà più così, ma sarà la fortezza di San Donato, la fortezza della vecchia Arretium. Che cosa è stato ritrovato e riportato alla luce? Sono state trovate già, gli scavi vanno avanti da diversi mesi e i primi ritrovamenti sono diciamo molto antichi, addirittura un insediamento etrusco. Gli ultimi ritrovamenti riguardano invece la chiesa di San Donato, che noi sapevamo, che gli architetti che stanno seguendo il progetto sapevano dell'esistenza documentata nelle piante di fine Settecento. Quello che non si poteva sapere era la consistenza di quanto rimaneva di questa chiesa. E per ora è stata trovata praticamente la cripta nella sua consistenza quasi totale, se ad eccezione delle coperture, delle volte, diciamo, è conservata all'80%. Ora gli scavi proseguiranno nella parte che veniva diciamo, era occupata dalla chiesa vera e propria. Quindi tra un po' di tempo, tra poco tempo, ne sapremo anche di più. Un patrimonio davvero enorme, quello riportato alla luce, che sicuramente in un futuro prossimo contribuirà ad arricchire il patrimonio artistico aretino. Sicuramente sì, è una, diciamo, è la zona della città, una delle zone della città dove si addensa maggiormente, dove si addensano le stratificazioni storiche. Sarà un ulteriore, diciamo, motivo di richiamo ad Arezzo anche del turismo, starà poi alla città, come dire, organizzarsi nel miglior modo possibile per intercettare questi flussi turistici. Diciamo, non capisco perché Arezzo rispetto ad altre città della Toscana, cito Siena, Lucca, abbia un numero minore, molto minore di turisti che vengono per visitare la città, oltre naturalmente a Piero che tutti conosciamo. Invece bisogna, come dire, coinvolgerli in un percorso più ampio, i contenuti ci sono e quindi sta a noi, sta alla città poi farli intercettarli. Riscrive e conferma, direi, era prevedibile vicino al bastione della chiesa che ci fosse la chiesa, questo non c'è dubbio, e l'avevamo verificato in questo primo saggio del 2008. Certamente la cosa che ci ha lasciato veramente stupefatti e ammirati è la consistenza monumentale di quello che noi abbiamo trovato. Probabilmente l'abbandono, la spoliazione a seguito della distruzione dei francesi del 1800, ma anche tutto il grande interro scaricato negli anni 60 sopra l'ha in qualche modo sigillata e conservata per noi e oggi noi la riportiamo alla luce. E certamente non può che non essere di richiamo un ritrovamento di questo tipo, perché per quanto riguarda la cripta ha l'altezza di un ambiente conservato integralmente, per cui potrà essere sicuramente nella progettazione poi pensato per anche utilizzi, esposizioni e quant'altro. Ma vediamo cosa ci riserverà anche l'approfondimento e il completamento dell'indagine stratigrafica, che non vengano in luce strutture o preesistenze di età romana ed etrusca che qualificherebbero ancora di più questa parte della città, aggregando e portando in alto anche i flussi turistici nella parte più alta della città. Grazie. Sì, sapevamo chiaramente della presenza di questi resti, abbiamo fatto un saggio esplorativo 2 anni fa, però abbiamo deciso poi di andare avanti, certamente non in queste dimensioni, non di vedere veramente tracce significative dell'antica chiesa di San Donato, ma anche in altre parti di antiche murature di una precedente fortezza. Quindi questo da una parte certamente ci costringe a fare delle varianti in corso, però rappresenta una grande opportunità di ulteriore valorizzazione della fortezza
per la città di Arezzo, per riscrivere la propria storia e ovviamente per approfondire le proprie radici, ma anche di valenza turistica. La fortezza si configurerà come un punto di eccellenza per il nostro territorio, sia dal punto di vista storico, culturale, ma anche enogastronomico e adesso anche archeologico.